Ecco. Ma porca. Guarda che gratta. Sì, sta andando addosso al muro. Secondo me l'ha toccato comunque. Sì, beh, è una macchina di... E comunque quando diciamo dei tratti stretti senza protezione intendiamo tipo qui, ad esempio, che è molto stretto. Mica incomincia a dire il Padre Nostro, va? Ma no, vabbè... Bestia. Cioè, se io dovessi incontrare una macchina e sono a mia volta in macchina... Io sto lì, dico scendo e dico spostare a te. Cioè a te l'altro, intendi? Sì. Io non mi muovo, ti pare, faccio una retro dove c'è il burrone. E in effetti non deve essere molto bello. Guarda, cioè per dire quanto è stretta, la Clio e basta, non è che ci sono dei bordi a lato. Ecco, questa inquadratura ha reso perfettamente l'idea di quanto sia stretto. Se poi magari ci facevi passare, però era anche meglio. Ma gli italiani sono così. Flashback. Questo è andato nell'erba. Anche questo? Dove vanno? Ci vanno a passare. Vabbè, è un po' esagerato. Questo qua è l'alfa? Sì, ci vanno a passare. Troppa gentilezza, cioè non sono abituato. Wow. End of flashback. Cioè non capisce che in moto andiamo su più velocemente e ci dà fastidio stando qua in mezzo con sta roba. Cosa gli costava accostarsi un secondo al tornante? Non c'è proprio la mentalità di rispetto reciproco. C'è la mentalità ognuno per sé, Dio per tutti. Cioè adesso mi tocca andare a 36 all'ora perché non ci fa passare. Ecco, ecco. Ecco. Porca. Guarda che gratta. Sì, sta andando addosso al muro. Secondo me l'ha toccato comunque. Sì, beh, è una macchina di... Beh, il muso è già grattato comunque, quindi può benissimo essere che abbia toccato. Ma guarda te, ma guarda te. Guarda te quanti turisti. Ma cosa fanno? E boh, si sono presi dentro. Viene a piedi. Costeggiami un pezzettino. Tetesk? Si va. Vieni mia addosso. Boh, io della gente veramente dove cazzo ha imparato a guidare non lo capirò mai. Infatti non ha imparato. Porca puttana. Un altro che sta in mezzo. Guardate che paesaggio. Bellissimo. Sì, poi quando arrivi qua tanta roba. Sempre stare attenti perché sennò finisci giù direttamente in hotel. E
bello perché ogni punto c'ha il suo paesaggio. Prima era in mezzo ai boschi, adesso è qua nei prati, con di fianco le montagne innevate. È suggestivo. Vai. Cioè non è un posto dove devi venire per andare forte perché ti si smonta la moto. Però se vieni per la tranquillità, per il paesaggio, per mangiare un panino a bordo lago. Bello. Passami da questo lato. Tornante. Un super Duke. Sempre un'emozione incontrarli. Il mio sogno mai realizzato praticamente e mai si realizzerà. Beh dai, hai solo 24 anni, c'è tempo. Capito, ma è troppo alta. Quello effettivamente potrebbe essere un problema. Troppo alta, troppo costosa. Fai passare il tipo col multistrada. Comunque ieri mi ha detto mia mamma che lei, tipo il tonale del Gavia, ha detto che li ha fatti da bambina a piedi. A piedi? Ti giuro, è tipo quello d'oratorio. Quanto tempo ci metti a arrivare a piedi da giù? Boh. Allora rallenta e stai esterna verso il burrone. Siccome è bello quando andiamo uno di fianco all'altro che si vede il paesaggio e la moto, sto cercando di fare delle inquadrature già in prospettiva di fare il video. Sì, non lo so, perché arrivava la macchina e quindi ti muovi. Beh, ovviamente mi sarei spostato. Adesso non arriva nessuno, puoi tornare qua di fianco. Guarda che bello. Qua c'è anche la terrazza panoramica. Sì, attento che ci sono le buche e i sassolini. Ci fermiamo in terrazza panoramica a fare due foto? Porca puttana, vacca impestata. Sì, va bene. Questo è uno dei punti più panoramici che ci sono qua al Gavia, anche se è un po' da enduro. Vorrei di cadere nei sassi. Cosa? C'è qualcosa dentro nello stivale. Cos'era? Non lo so, mi punge. Ma tu metti il cavalletto, no? Cos'era? Boh. Non lo so, boh, magari sono... Niente. Io mi pungevo un sacco, cazzo. Beh, potremmo anche mangiare qua, C'è la panchina. Moments later. Bene fans, abbiamo mangiato qua il Gavia, su una panchina vista super panoramica, e adesso riprendiamo col giro. Luna, mi raddrizzi il pennacchio? Il pennacchio? Bello. Perfetto. More moments later. Bene fans, abbiamo finito di mangiare su quella panchina con questa vista. Molto rilassante. Adesso sono le 2:10, quindi dobbiamo darci una mossa perché stasera per le 7 dobbiamo essere a Bema. Ti sembra una buona idea salire da qua? Ma... No, non è per niente una buona idea, però salire da lì... Madonna, enduro. Più trial questo, guarda che ti slitta la gomma dietro, Non far minchiate. Sì, ma guarda che qua c'è un gradino gigantesco.
Aspetta che facciamo un mega sincro. Ho tutta la gomma piena di fango? Aspetta, sono impegnata adesso. No. Bene fans, dopo aver fatto anche un po' di trial qua al Gavia, andiamo su verso la cima, non ci fermiamo probabilmente perché sennò viene tardi. Ma che... Comunque gli svizzeri non ci vogliono e hanno tenuto giù la sbarra. Io adesso ripiscio in casa. Ottima idea, ripiscio anche io in casa.